Ciao a tutti, siamo nuovamente nello stand LG al Mobile World Congress 2012 per presentarvi un'altra novità dal mondo smartphone di LG. Parliamo di Optimus 3D Max, uno smartphone che è successore di Optimus 3D che abbiamo presentato l'anno scorso proprio al Mobile World Congress e che torna ancora una volta a parlare di 3D. Ma questa volta noi di LG abbiamo deciso di prendere questo concetto e di metterlo, diciamo, come accessorio, perché la cosa principale di Optimus 3D Max riguarda le caratteristiche tecniche. Un'interfaccia molto fluida grazie al processore dual core, dual channel da 1.2 GHz e con 1 GB di RAM, quindi abbiamo il 20% in più di potenza in termini di processore e il doppio della RAM proprio per garantire una fluidità superiore e soprattutto una capacità di processamento delle informazioni più elevata rispetto a Optimus 3D. Ovviamente è un prodotto 3D, quindi sul lato troviamo ancora il tasto per accedere al 3D Space che ci permette di avere lo stesso menu che avevamo l'anno scorso, con la possibilità naturalmente di guardare i video su YouTube in 3D oppure di caricarne di nuovi sempre su YouTube 3D, la nostra galleria, la possibilità di scattare e registrare video in 3D grazie alle due fotocamere nella parte posteriore e ovviamente la possibilità di giocare con i tre giochi precaricati all'interno dello smartphone. A livello di esperienza 3D in questo caso abbiamo operato due miglioramenti principali. Il primo è quello dell'angolo di visione. Rispetto a Optimus 3D, Optimus 3D Max ha un angolo di visione più ampio e quindi garantisce una visione dei contenuti 3D più confortevole e magari anche con meno possibilità magari di avere dei fastidi agli occhi. E la seconda miglioria che abbiamo avuto, che abbiamo messo, è stato di implementare la tecnologia Nova anche per quanto riguarda il 3D. Cosa significa? Che avremo la possibilità di goderci i nostri video con una luminosità superiore che in 3D raggiunge i 250 nit, il 50% in più rispetto ad Optimus 3D. In 2D invece abbiamo 600 nit rispetto ai 500 nit dell'Optimus 3D. Oltre alle funzionalità 3D, ovviamente è uno smartphone che noi chiamiamo un super smartphone, verrà lanciato ad aprile con Gingerbread e poi verrà aggiornato ad Ice Cream Sandwich entro durante l'estate del 2012, e abbiamo aggiunto anche la tecnologia NFC per dare la possibilità di scambiare dei dati tramite contatto oppure magari in futuro di essere abilitato ai micropagamenti. Optimus 3D Max, ve l'ho già anticipato, arriverà in Italia a partire d'aprile a un prezzo di 499 euro, un prezzo che noi riteniamo essere molto competitivo in quanto offriamo delle caratteristiche di alto livello con in più anche la funzionalità 3D. Dal Mobile World Congress 2012 per LG è tutto, ciao!